Lavare il pollaio non è facile. Certe macchie non vogliono andarsene. Le gratto con vigore, poi do ancora una passata con l'acqua. Arthur viene a controllare e annuisce soddisfatto. Ci sono due persone che devi conoscere al villaggio, dice. Il sindaco e il pastore. Anche se il povero pastore è così vecchio e rimbambito che farei prima presentarti a quell'albero. Andremo a trovarli nei prossimi giorni. Per il resto, la nostra vita è qui alla fattoria. Ci alziamo prima dell'alba e quando abbiamo finito di faticare, sono le 8 passate. Ceniamo e andiamo a dormire. Va bene, signore. La sera gli Hauser mi accolgono per la prima volta nella loro casa. Il soffitto è basso, il pavimento di legno scuro. Un tavolo da pranzo, due seggiole di fronte al camino. Greta prepara la cena in cucina, l'angolo più buio della casa, visto che lì non vi sono finestre. La stufa serve da piano di cottura, con un tubo di metallo che sparisce nel muro e sale al piano di sopra. Dopo le porzioni misere ricevute finora, la cena pare un banchetto. Patate, barbabietole e una minestra con dei pezzi di pane. Greta benedice la tavola e mangiamo in silenzio. Arthur è il primo a finire il pasto. Fa salire un rutto, ma lo frena con le labbra chiuse. Vado alla stalla, dice. Mangio a capo chino. Di tanto in tanto alzo gli occhi per incrociare lo sguardo di Greta che mi osserva attenta, come se stesse studiando il mio modo di stare a tavola per trovarci dei difetti. Infilo in bocca l'ultimo cucchiaio di zuppa. A lavare i piatti sei capace, dice lei, o ti devo insegnare pure quello. Più tardi, sdraiata sulla paglia della stalla, ripenso alla giornata. È stata lunga e faticosa. Domani sarà uguale, e dopodomani pure. Però, se continuo a lavorare bene, avrò il mio letto, avrò da mangiare e una vita come ce l'hanno tante altre persone. Una vita che, anche se dura, non è certo una punizione. Il che significa che la punizione arriverà in un altro modo. Per un istante mi perdo a immaginare cosa mi riserverà l'avvenire. Smettila, sciocca, mi dico. Non sta a te preoccuparti di queste cose. Devo solo fare la mia parte e accettare ciò che viene deciso per me, qualsiasi cosa sia. Passano i giorni e l'aria si riscalda. La luce bagna il cortile quando esco di casa la mattina e mi accompagna fino alle ultime faccende della giornata. La brina non gela più i prati. I giorni si accavallano uno sull'altro. Il cielo è sempre più chiaro, ogni sera un po' più a lungo. Le mani non sanguinano più e gli Hauser non devono più spiegarmi come fare i lavori. Mungo le vacche, do da mangiare al maiale, spazio il cortile, pulisco la stalla, spingo il carretto del letame, lavo il pollaio, stendo i panni, sciacquo gli utensili, scopo le scale e bado ai conigli. Gli Hauser sono di poche parole. Greta si arrabbia ogni volta che mi trova seduta, mi chiama pigra, fannullona, anche se ho lavorato duro prima di concedermi un attimo di pausa. Una volta mi ha sgridata perché avevo lasciato qualche goccia di latte nella mammella e per fortuna che lei se n'era accorta, altrimenti magari la mucca beccava un'infezione. Arthur trova sempre qualcosa da brontolare sulla pulizia della stalla, però poi la sera mi dicono spesso: brava, ti sei meritata la cena. Oggi devo pulire il carretto della legna, scrosto il fango delle ruote con una spazzola di ferro. Il sole del pomeriggio scivola verso le montagne dall'altro lato della vallata. Arthur fischia dalla soglia della fattoria. Vatti a mettere il vestito buono, dice. Poi vieni con me. Salgo nel ripostiglio trasformato in cameretta per cambiarmi. Il vestito che ho portato dalla città è lavato e appeso dietro alla porta. Lo uso soltanto per andare in chiesa la domenica. Mentre sbottono la camicetta, noto che Arthur mi ha seguita e mi osserva dalle scale. Allungo la mano verso la porta,
Cosa stai facendo? Domanda lui. Sei in casa mia. Le porte di giorno rimangono aperte. Obbedisco, ma smetto di spogliarmi. Lui mi fissa per qualche istante ancora, poi sparisce giù dalle scale. 10 minuti più tardi camminiamo attraverso il villaggio, oltrepassiamo le case e, giunti all'altezza della chiesa, prendiamo la strada per il rilievo che sovrasta il villaggio, dove sorgono 2 fattorie. Dietro, la foresta scura prende possesso della montagna. «Dove andiamo?» domando. «Da Bastianfeld. È il sindaco del villaggio».